settimana e ha fatto un lavoro differenziato per valutare bene il problema che ha. Il dottore sta mettendo a disposizione tutto quello che il Novara può mettere a disposizione per verificare l'entità del problema e fare le giuste valutazioni. Di solito le squadre ripescate che non hanno grosse aspettative su quelle che fanno i migliori risultati, anche l'Arezzo. La cosa che mi preme di più è che non ci sia, che non ci siano cali di tensione e di affrontare la partita e la settimana come abbiamo affrontato le altre partite, soprattutto le partite dove abbiamo fatto veramente bene. È un momento particolare. La mia preoccupazione è quella che dopo una partita vinta così facilmente contro la prima in classifica, con una prestazione così entusiasmante, si possa fare l'errore di cadere nell'errore, perché dopo queste partite il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ma indipendentemente dall'atteggiamento, noi dobbiamo essere bravi a capire che atteggiamento c'ha l'avversario e adattarci. Ci saranno partite che ti faranno giocare di più, ci saranno partite che ti faranno giocare di meno e la bravura della squadra e la maturità della squadra dipende anche da come riesci ad adattarti alle diverse situazioni che si presentano in partita. Se c'è un reparto statico e il mio attaccante di movimento non sta bene fisicamente, che lo metta a fare in campo? Sono tutte le due cose che si cerco di mettere insieme per fare le valutazioni migliori e mettere la migliore squadra. Poi se si vince è la migliore squadra, se non si vince. Secondo me dal punto di vista del gioco sì, dell'affinità con gli altri compagni di reparto sì. È stato sfortunato secondo me. Una cosa che mi è dispiaciuto è che non abbia fatto gol Vaco perché lo meritava, per quello che ha fatto, per come ha lavorato e per le occasioni che si è procurato. Il gol annullato, un'altra azione nel secondo tempo che ha calciato in diagonale, l'azione del primo tempo di testa. Ha avuto 3-4 situazioni per poter far gol, per quello che aveva fatto e per come aveva lavorato. Avrebbe meritato il gol, però sono contento di tutti gli attaccanti, anche Gonzalez quando è entrato e Manconi sono entrati con il piglio giusto, chi ha iniziato dal primo minuto ha fatto, è entrato con l'atteggiamento giusto, ha determinato, per come giochiamo noi gli attaccanti devono determinare, non solo sotto l'aspetto realizzativo, ma anche sotto l'aspetto delle giocate, del movimento, della fase di non possesso. Io intendo questo quando un attaccante, un calciatore deve determinare, non solo dal punto di vista realizzativo. No. Anche perché vengo allontanato dal campo non per atteggiamenti offensivi o blasfemi verso la linea arbitrale, è perché mi allontano dall'area tecnica. Sto cercando di escogitare qualcosa. No, veramente, metterò delle borracce intorno all'area tecnica perché è una cosa che ho visto in televisione brutta da vedere, cioè ero arrivato alla bandierina, quindi è un difetto che devo togliermi al più presto e assolutamente.